tutti, quello è mio, eh! Ma babbo! Ma che parti sempre, sì! Sempre in mezzo me lo trovo! Ragazzi, sul binario 3, parti il locale per Empoli! Al binario 3! Silenzio, professore! Ovviamente il destino dei nostri serviva per introdurre uno dei temi di questa serata. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben trovati all'appuntamento con Caffè Bollente. Parleremo di trasporti e non solo, cercheremo di capire se e come il ritorno di un aretino nella giunta regionale porterà beneficio a questo territorio. Quindi innanzitutto io do il benvenuto all'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. Buonasera. Se qualcuno dovesse pensare che per rapporti lavorativi ma anche di amicizia io e Vincenzo Ceccarelli, come dire, dovessimo essere troppo accondiscendenti in questa serata, voglio subito precisare che Vincenzo Ceccarelli, molti lo sanno, è un grande tifoso del Milan e quindi in questo momento, come dire, la nostra conflittualità è comunque alta, visti io sono della Fiorentina, i recentissimi trascorsi. Di questa conflittualità non potrà godere Francesco Francini, capogruppo del PDL, non potrà godere perché essendo Juventino sul piano della conflittualità, come dire, non ha niente da guadagnare da questo scontro. E do il benvenuto al presidente della Camera di Commercio Giovanni Tricca. Buonasera presidente. Grazie. Non so lei per quale squadra tifa. Ma un poco interesse per il calcio. Credo che sia più interessato a capire quanto il fatto che Arezzo abbia riconquistato, diciamo così, un assessorato in regione possa portare beneficio anche al territorio. Quindi la prima domanda la voglio fare proprio a lei. Secondo lei quanto è importante questo aspetto? Sì, è assolutamente importante anche per l'autorevolezza della persona che ci rappresenta, perché apre un confronto diretto con la regione in tante tematiche che peraltro l'assessore conosce perfettamente avendo fatto il presidente della provincia. Ecco, stiamo attendendo anche il nostro quarto ospite, Guido Pasquetti, rappresentante del Comitato dei Pendolari. Quando arriverà capiremo se questo ritardo è dovuto anche a un problema appunto di trasporti ferroviari, che ci metterebbe subito ovviamente in clima, in argomento di discussione. Avremo come sempre Piero Rossi con i suoi sassi dalla piccionaia. Buonasera Piero. Io calcio non tifo, ecco. Ho avuto un crollo verticale molti anni fa. Guarda, non ti sei più ripreso. E Carlo Casi, che ci rimangono perché adesso Piero Rossi, la regia prepara la sigla del Sasso dalla Piccionaia, rivolgerà due domande particolarmente ficcanti a Giovanni Tricca e a Vincenzo Ceccarelli. Gli do io i compiti. Prima la sigla. Buonasera a tutti. Stasera il corner di Sassi a Piccionaia sarà somministrato, i sassi saranno somministrati sotto forma di domande e non di prosa. Le domande, innanzitutto a Vincenzo Ceccarelli, una veloce, lei al lavoro con che mezzo va? Io vado al lavoro in auto perché dal Casentino, dove spesso mi muovo per andare a Firenze, è chiaro che bisogna fare la consuma e devo dire che per fare 60 km e arrivare ora nella sede della regione che si trova a Novoli, per fare 60 km impiego anche 1 ora e 50. Ah, non sapevo che stava in Casentino, pensavo più Arezzo o Valdarno. Diciamo che sto anche ad Arezzo, però risiedo in Casentino. Ok. La seconda, ogni tanto si sente parlare della politica come servizio al pubblico. Per la verità sono pochi romantici in un mare che parla diversamente. Servizio al pubblico che dovrebbe includere anche una certa parte di conoscenza della materia trattata. Arezzo ultimamente, per la verità, è diventato una stazione veramente veloce dove si assiste a persone schizzate in Parlamento solo dopo poco tempo, si assiste stamani 4 nuovi montati sopra
alla giunta comunale, da giunta comunale alla regione e poi lei dalla regione ad assessorato. La domanda che il cittadino si fa è, essendo una funzione estremamente delicata, non avviene neppure nelle aziende certi passaggi così veloci senza neppure domandarsi veramente se le persone sono preparate, hanno conoscenza di quello che andranno a fare. Ora, tutto questo si traduce in mesi e mesi di apprendistato, a suon di stipendi anche altro che da apprendista. Ora, lei aveva diciamo, raggiunto una certa padronanza del territorio quaretino, di conseguenza sarebbe stato più servizio, avesse messo a frutto localmente qui ad Arezzo quello che ad Arezzo aveva imparato senza riniziare da capo in un compito sicuramente tra i più complessi. Capisco che la domanda è controtendenza, che politica e carriera, ma se la politica è servizio forse era meglio stare ad Arezzo. Mi permette Piero di fare una battuta, che di tutti gli esempi che ha fatto, giusti, dei repentini passaggi, forse quello di Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale, non è stato proprio repentino, nel senso che un articolo da Federico Sciurpa che gli ha fatto in questo contesto, gli ha fatto merito dell'attesa, Sciurpa ha esaltato l'attesa, però insomma. Ma io penso che la politica sia una delle tante attività della vita, forse la più complessa è quella che ti fa vedere la società, il territorio con il grand'angolo, quindi non concentrandosi su quelli che sono i tuoi problemi, ma cercando di farti vedere quelli che sono i problemi complessivi di un territorio, della società. Io, fra l'altro, ho sempre inteso la politica con un forte legame al territorio. Nella domanda che mi è stata fatta, come dire, rilevo una contraddizione, forse ho capito male io. In questa fase, diciamo, mi sembra che vada molto di moda il contrario di quello che veniva detto e che io fra l'altro condivido, no? Perché adesso sembra che per fare politica con meno uno cioè abbia fatto esperienza e meglio è. E questo contrasta probabilmente con altre attività della vita, per esempio quelle del dirigere un'azienda. Io penso che anche in politica, come in altre attività, quello che debba contare debba essere il risultato, l'applicazione, la passione con la quale si fanno le cose, che poi significa spirito di servizio. Io ho iniziato a fare politica da molto giovane, l'ho fatta quando non riscuotevo indennità pubbliche, l'ho fatta riscuotendo indennità pubbliche veramente infime, la faccio adesso e non mi posso assolutamente lamentare. Penso anche che la cosa che sto facendo in questo momento trovi un grande giovamento dalle esperienze che ho fatto in passato, che ho fatto facendo il sindaco in un piccolo comune di montagna, facendo il presidente della provincia, avendo una conoscenza direi piuttosto capillare del territorio, delle persone, dei bisogni della gente. Ecco, questo mi è molto d'aiuto per affrontare quello che sto facendo adesso. D'altro canto, io non sono stato mai uno che si è candidato ad ogni scadenza, che ha preso tutti i treni in partenza. Ho fatto il sindaco e l'ho fatto per due legislature, quello che la legge prevede. Ho fatto il presidente della provincia e l'ho fatto per due legislature. Sono andato in regione, devo dire, anche con una spinta, un'aspettativa che è andata molto al di là di quello che era il mio schieramento politico. Non tutti si aspettavano l'assessorato anche in virtù del risultato elettorale. Non è venuto, Vincenzo Ceccarelli si è messo a lavorare tanto e per quanto gli era possibile, cercando di svolgere bene il ruolo che gli elettori avevano assegnato, quello di consigliere regionale.
a un certo punto il presidente Rossi ha inteso chiamarmi, io sono andato volentieri a fare l'assessore. Ovviamente dal punto di vista della qualità della vita c'è solo da rimetterci, però sono andato con lo spirito di servizio, sono andato sapendo che, come ho fatto il presidente di tutta la provincia, devo riuscire a fare l'assessore di tutta la regione, ma non dimentico certo il territorio che mi ha espresso, al quale sono molto legato, e quindi credo che probabilmente anche da questo ruolo riuscirò a dare un contributo a questo territorio, forse più che stare qui, perché anche stare sempre nel solito posto contraddice ad un altro requisito importante, la necessità di ricambio e di un fisiologico rinnovamento. Ecco, questo penso che comunque sia necessario. Bene, adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultimo spazio della nostra trasmissione. Sì, la domanda per il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Tric. Presidente, buonasera. È sotto gli occhi tutti che decine di aziende chiudono tutti i giorni, alcune nascono, ma insomma la moria è in atto. Tutta la filiera che va da Camera di Commercio al Comune, dove in mezzo ci sta anche le associazioni di categoria, una volta erano, quando i tempi, diciamo, dell'economia era più fiorente, erano tutti pimpanti, progetti, sviluppo, eccetera. Ora che tutto si è fermato, ora che ci sarebbe veramente bisogno che questi attori che stanno sopra la gente si muovessero veramente con quella visione, con quello slancio che le persone che operano, le aziende che operano, stentano ad avere, anche loro si sono tutte acquietate. La Camera di Commercio, leggiamo i numeri che esala ogni tanto con molta grazia, senza disturbare molto gli altri. I commercianti si fanno le battaglie come due squadre di calcio in un continuo derby, gli artigiani abbastanza silenziosi, salvo uno che si è fatto la sede nuova, gli industriali non hanno quella bella voce che avevano alcuni decenni fa. E c'è proprio una spersonalizzazione, ho sentito il sindaco tempo addietro su una intervista sul turismo, ne parlava come se fosse un'altra persona. Ha fatto la storia del turismo, ha fatto come fosse un'altra persona, come fosse stato un relatore, dimenticando che lui, ad esempio, era l'assessore al turismo. Ma di questa spersonalizzazione ci sono esempi anche ora più eclatanti, come, non so, sabato prossimo ci sarà il corteo sulla povertà del PD, che non capisco veramente, dovrebbe essere un'associazione che fa un corteo sulla povertà. Detto tutto questo, secondo lei, chi tra tutta questa catena di montaggio e dismontaggio dovrebbe dire la sua? Cioè Camera di Commercio, le associazioni, il Comune? Come mai tutto questo piattume? Ora che c'è bisogno? Ma io devo dire che fare l'esperienza di Presidenza del Camera di Commercio è stata una grande esperienza a livello personale, anche perché il tentativo è quello di una sintesi di quelli che sono i bisogni delle imprese. Ecco, purtroppo oggi siamo in una situazione dove si legge negli occhi della gente la disperazione. Fino al 2012 in qualche modo abbiamo visto una voglia di sobrietà, di cambiare questo. Oggi c'è troppa e tanta disperazione, questa è la cosa che deve preoccupare più di tutti. Per quello che mi riguarda ho sempre cercato di dare anche dei messaggi, non si può giocare sempre sulla negatività, bisogna comunque dare, lo dice anche il nostro nuovo Papa, non perdete, non fatevi rubare la speranza, perché questo è l'aspetto fondamentale. Ecco, io credo che alcune azioni sono state messe in risalto. Io poi ho sempre difficoltà a parlare bene della Camera di Commercio perché non sono abituato, però devo darvi anche alcune notizie che sono fondamentali per questo territorio. Sui giornali di ieri è apparso il dato sull'export. Allora, fate i conti dell'export della Toscana e vedete che l'export si basa su tre... Al netto del valore dell'oro? No, assolutamente. No, assolutamente. Perché il valore dell'oro droga tutti i dati. Toccato,
ha toccato un tasto interessante. Comunque, ripartiamo dall'esport in generale. L'esport della Toscana si basa sul marmo, sulla moda e sull'oreficeria. Nella considerazione che lei faceva, i primi aumenti sono stati ovviamente drogati dal valore dell'oro, oggi il discorso è completamente diverso, tant'è vero che con grande mia soddisfazione ancora abbiamo in questo segmento più di 1200 imprese attive e con un'occupazione che tocca 10.000 persone, quindi è per la provincia di Arezzo è un settore di grandissima rilevanza e grandissima esperienza. Non lo diamo per morto troppo presto, insomma. No, vabbè, però c'è stato sicuramente una trasformazione, come in tutta l'economia c'è una trasformazione. Io ho fatto anche alcune considerazioni su questo. Per esempio, guarda caso, l'export cresce dove ci sono dei centri fieristici. Cioè, vuol dire che sta cambiando il concetto di fiera, perché la fiera è fondamentale proprio sull'internazionalizzazione, come strumento di internazionalizzazione. Cioè, il fatto che la fiera che si apre sabato ad Arezzo ci siano 250 buyers di 81 paesi del mondo, sta a significare che c'è un interesse verso la produzione italiana. E vi posso assicurare che uno dei miei provvedimenti che condiviso dalla Consulta degli Orefi è quello di dedicare la Fiera di Arezzo alla difesa del Made in Italy, quindi non solo della produzione aretina ma della produzione italiana. Sarebbe stato molto più facile aprirsi e vendere gli stand a Orefi della Turchia, dell'India, della Cina o quant'altro. Abbiamo scusi fatto Presidente, quello che mi sta dicendo è interessante, avrei da dire qualcosa a corollario, però la mia domanda era molto semplice. Chi nella filiera economica che va dalla Camera di Commercio, che fa da mamma soprattutto a questa situazione, le varie associazioni di categoria e non ultimo, perché alla fine io gli riconoscerei anche a funzione di condottiero il sindaco, quindi il comune, chi in questa filiera, in questo momento di grande crisi, deve lanciare i programmi per far tirar fuori le aziende dallo stato in cui sono? Questa è la domanda. Sì. Il resto di quello che ha detto è più o meno condiviso. Sul Made in Italy no, ma sarebbe un'altra trasmissione. Dica. Io credo lei parla di una filiera di produzione, quindi la filiera ha bisogno di un sostegno, che non è solo un sostegno economico, ma un sostegno di crescita, di programmazione dell'intera città. Lei ha toccato un argomento che peraltro mi sta molto a cuore, quello del turismo. Sarebbe la cosa più facile, assolutamente. Sono d'accordissimo con lei, perché il PIL del turismo nella provincia di Arezzo ha dei numeri ridicoli. Il fallimento del turismo in Toscana, come in tante altre regioni, è legato alla mancanza di una governance. Ci sono troppi galli a cantare. Si occupano di turismo le province, le camere di commercio, i comuni, le proloco, le comunità montane, senza una guida logica di sviluppo turistico. Dove lo sviluppo turistico si basa peraltro sull'accoglienza della città, sui servizi, sulla vendita di un prodotto turistico. Questo è un grandissimo fallimento. Io ho fatto alcuni tentativi per vedere di mettere insieme questo progetto di sviluppo turistico ed è assolutamente un fallimento, perché il primo nemico del turismo è il localismo. E la Regione Toscana peraltro ha fatto una legge che è completamente contro ogni regola, quella sugli OTD, che dà un valore turistico al comune e glielo dà, cioè, ma non è così che funziona. Il comune, una competenza turistica del comune, è il più grande errore del mondo, perché il turismo si gioca sul territorio, tutti si lamentano perché c'è lo scappa e fuggi, è evidente che c'è lo scappa e fuggi, la gente che arriva ad Arezzo non sa che in mezz'ora si va a Cortona, in mezz'ora si va a San Sepolcro, in mezz'ora si va in Casertino, in mezz'ora si va in Valdarno. E si continua a fare errori di questo domani tipo. Domani in comune voteremo il regolamento per l'ODT. Ecco, ragionamento veramente molto interessante. Io lo interrompo solo per un motivo. Prego. Perché sul turismo faremo comunque una trasmissione. Vabbè, se mi invitate mi fate anche avere tante cose da raccontare. Solo, il Presidente Tricca sarà non invitato. È che mi ha risposto. Allora, ma datemi il tempo. Vabbè, quello che lei ha chiamato. Tutti dovrebbero fare di più. Io credo che il compito principale di una Camera di Commercio sia quello di fare la sintesi dei bisogni
delle imprese, dei bisogni dell'economia rivolti verso il sociale. Quindi è ovvio che il primo interesse economico è quello di dare una risposta oggi alle occupazioni. Ecco, io vorrei farvi anche sottolineare come 20 giorni fa, quindi non sto parlando di 2 anni fa, abbiamo fatto un incontro perché i due mondi, quello della scuola e quello del lavoro, si devono incontrare e la presenza del ministro Profumo è il senso e il valore aggiunto che ha voluto dare a questo incontro di Arezzo. Assolutamente innovativo, perché vi sembra una cosa semplice. Io non posso pensare che ad Arezzo si stanno perdendo dei posti di lavoro e c'è qualcuno che non va a riempire i posti che le aziende ancora cercano. Questo è un dato assolutamente allarmante. Quindi bisogna cambiare questo mondo, visto che il mondo della formazione navighi insieme a quello della scuola. L'abbiamo fatto col Margaritone, con gli orafi, lo faremo con il liceo artistico. Se questi due mondi non si parlano, è il fallimento assoluto di questo paese. Benissimo. Lei mi ha rimproverato di dare... Io vorrei dare una speranza. La mia prima speranza è che anche le associazioni di categoria crescano. Sì, ecco, però siamo interessati, io vi devo interrompere solo per motivi di tempo, okay. Questo è l'ultimo spazio. 5 secondi. Dopo questo, come dire, si è detto una pietra 5 secondi e al Presidente. Lei ha avuto il coraggio alcune volte di avere anche degli atteggiamenti nei confronti di alcune istituzioni locali anche abbastanza fuori dalle righe. Ecco. Qui ci vuole qualcuno in questa filiera che abbia il coraggio di spingere queste categorie, lo faccia con modi morbidi o meno morbidi, ma qualcosa si deve muovere, qualcuno deve fare. La Camera di Commercio è la madre dei numeri e il notaio che sta sopra tutta questa situazione. Lei è schietto, lei è fattivo, l'ho visto, anche una certa simpatia, per cortesia... spinga tutta sta filiera. Almeno una frase fatemela dire. Sant'Agostino diceva che la speranza ha due figli bellissimi, l'indignazione, siamo tutti discretamente indignati, e il coraggio. Questo è un momento in cui ci vuole tanto coraggio. Qualche volta. Assolutamente. Bene, adesso Carlo, chiusura, io ho chiamato qui Francesca De Simone per ringraziarlo, ovviamente saltiamo le interviste ai pendolari dell'autobus, è un peccato perché erano quelli più contenti, erano quelli che avevano parlato bene anche del servizio, e comunque lo diciamo noi e quindi i telespettatori si fideranno, non abbiamo avuto tempo anche per una riflessione che avevo affidato a Piero Rossi, che saluto ovviamente, su Margaret Thatcher, visto che c'era stato questo incontro del Giardino delle Idee proprio su questo tema. E tra l'altro Francesco Francini e Lucia Tanti hanno messo l'immagine di Margaret Thatcher nel loro profilo di Facebook, quindi poteva... però purtroppo il tempo è stato tiranno, così come per qualcuno è stato tiranno anche Margaret Thatcher negli anni in cui ha governato l'Inghilterra. Non abbiamo parlato neanche della Due Mari, però ne parleremo in un'altra occasione, e ci salutiamo come sempre con una sigla particolare, un omaggio anche a Enzo Iannacci, una canzone del 65 intitolata Prendeva il treno. In questa canzone un operaio che andava a lavorare in bicicletta un giorno per far colpo su una donna prendeva il treno per non essere da meno, perché allora il treno era un elemento di distinzione, di classe, ma in senso positivo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo giovedì prossimo, il tema sarà proprio quello delle nuove povertà, avremo ospite il neo assessore al sociale Marcello Caremani. A giovedì, grazie a tutti voi.